Buongiorno ragazzi, oggi voglio mostrarvi due facili esercizi per migliorare la forza nella vostra presa. Parlando appunto di presa, innanzitutto ci terrei a precisare che è un parametro che viene normalmente valutato in pazienti, ad esempio oncologici, oppure per poter diagnosticare la sarcopenia, attraverso appunto l'hand grip test, che misura sostanzialmente la forza di stretta della mano. Parlando invece di soggetti sani, c'è da dire che già con l'allenamento che si fa normalmente in palestra, quindi sollevando manubri bilancieri o ad esempio anche con le trazioni, la presa viene già allenata. Però potremo necessitare di un incremento maggiore, ad esempio per migliorare la tenuta negli stacchi da terra o anche in altri esercizi, magari dei rematori molto pesanti. È vero, ad esempio nello stacco da terra a un certo punto è normale che la presa doppia prona non tenga più, quindi bisognerà per forza optare per o una mista oppure una hook grip. Però è anche vero che se il vostro massimale stacco aumenta, la presa dovrebbe aumentare di pari passo, quindi dovrebbe cedere a un carico sempre più alto rispetto appunto al vostro massimale che aumenta. Ecco perché ha senso allenare la presa. Quello che voglio proporvi oggi sono due esercizi in particolare per migliorarla. Per il primo esercizio ci basterà avere un manubrio e sostanzialmente faremo delle flessioni del polso, magari in appoggio sulla coscia. Attenzione però che non è la classica flessione di polso che viene insegnata in palestra, perché questa che vi propongo oggi ha la peculiarità di andare ad allenare anche i flessori delle dita, che notoriamente non vengono allenati con la classica tipologia che si vede in palestra. Io ho preso questo particolare esercizio da un insegnante di lotta greco-romana. Come al solito, questo esercizio va fatto lentamente, lasciando che il peso apra pian pianino le dita, opponendo ovviamente resistenza, fino ad arrivare all'ultima falange. A questo punto, sempre in maniera controllata, chiuderemo le dita fino alla chiusura completa della mano e poi arriveremo alla flessione del polso. Visto che appunto l'obiettivo di questo tipo di allenamento è aumentare sì la presa, ma soprattutto la sua forza resistente, consiglio comunque di fare delle ripetizioni da 10-12 in questo esercizio. Allora, come vi dicevo prima, dovete far lentamente scendere il peso, come se lo steste srotolando lungo le dita, fino ad arrivare appunto all'ultima falange, ok? Da qui dovete riavvolgere il tutto molto piano e poi infine fare la flessione di polso. Arrivati a questo punto, si ricomincia da capo. Mi raccomando, fate il tutto in maniera controllata. Come vedete, ci impiego qualche secondo sia in discesa che in salita. E questo vi assicuro che è un esercizio ottimo per rinforzare la presa. La seconda tipologia di esercizi che andrò a proporre invece riguarda l'utilizzo di questo strumento, che è il classico strumento di rinforzo della presa. Passando invece all'utilizzo appunto di questo strumento, l'importante è che non facciate dei compensi, come ad esempio appunto cambiare la posizione dell'avambraccio, cioè per aiutarvi magari da una posizione ad avambraccio flesso passiate a una posizione di avambraccio esteso o viceversa. Cioè l'importante è che voi manteniate la stessa posizione dall'inizio alla fine, cioè se parto ad avambraccio flesso lo mantengo flesso per la durata di tutta l'esecuzione, quindi da qui continuo in questo modo, ok? Come nell'esercizio che ho fatto vedere prima, anche qui l'esecuzione deve essere controllata e deve durare un certo tempo, qualche secondo all'incirca, sia in fase di chiusura che in fase di apertura. Io suggerisco anche di mantenere magari un secondo o due
quando arrivate alla chiusura completa e poi pian pianino rilasciate. Un errore che viene fatto spesso quando si utilizzano questo genere di strumenti, ed è per questo che vengono spesso considerati delle cose inutili, è fare questo esercizio in questo modo. Ecco. In questo modo non serve effettivamente a niente, perché state facendo esattamente lo stesso errore che viene fatto, ad esempio, quando si esegue una panca piana rimbalzata senza il minimo controllo, capite? Non potete avere lo sviluppo in termini di forza che state ricercando. Quindi, appunto, come vi ho già detto, esecuzione controllata e con un tempo sotto tensione adeguato. Un altro suggerimento che voglio darvi è, sempre sull'utilizzo di questo strumento, di cambiare, magari di alternare la presa da così a così, ovvero girando totalmente l'attrezzo. In questo modo andrete a lavorare sempre la presa, ovviamente, ma in maniera differente rispetto all'altra variante, perché appunto in questo caso avremo il massimo carico in questa porzione della mano, mentre prima lo avevamo in questa. Capito? Bene ragazzi, ho cercato di essere il più breve e conciso possibile in questo video, in modo da farvi portare a casa dei concetti chiari e precisi che vi potessero essere utili. Come al solito, se avete ritenuto interessante questo video, io vi chiedo di lasciare un like. Se avete dei dubbi, mettete pure un commento qui sotto e scrivetemeli. Vi ricordo di iscrivervi al canale e magari di seguirmi anche sulle mie pagine social di Facebook e di Instagram. E noi ci vediamo qui alla prossima!